Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video mattutino per dirvi che finalmente è stata annunciata la prima patch di FIFA 22. Vi avevo detto che me l'aspettavo più o meno post prima Weekend League e così sarà, perché nei prossimi giorni uscirà su PC e poi intorno a martedì mercoledì sarà rilasciata anche su console. Sono stati effettuati tantissimi cambiamenti, quindi forse stiamo andando nella direzione giusta, stiamo abbandonando quella che è un po' una versione beta del gioco per passare effettivamente a FIFA 22. Li andiamo a vedere insieme sperando che effettivamente si andranno poi a tradurre in qualcosa di concreto e non rimarranno semplicemente chiacchiere. Quindi passiamo sulla schermata, dove appunto abbiamo il title update numero 1. Ci dice innanzitutto che sono stati fatti tutta una serie di cambiamenti proprio per Ultimate Team, come i walkout che arrivano dopo l'apertura del pacchetto, miglioramenti a tifo, eccetera eccetera. Queste sono tutte cose marginali che potete andare poi voi a verificare nel momento in cui vi lascio il link del title update in descrizione, mi raccomando. Per quanto riguarda la ciccia, ovviamente noi facciamo riferimento a quelle che sono le modifiche di gameplay. Innanzitutto ci dice che è stata ridotta quella che è praticamente l'effettività dei portieri all'interno dell'area di rigore, e questo si va a applicare in maniera particolare per quelli che sono i tiri presi all'interno degli 11,27 metri, quindi più o meno lievemente indietro il dischetto del rigore. E questo è un qualcosa di molto importante, perché abbiamo visto come al momento i portieri vanno veramente a fare una serie di miracoli pazzeschi, anche se voi arrivate a smarcare l'attaccante a tu per tu a porta anche vuota, spesso si teletrasportano. Quindi questo potrebbe essere un cambiamento molto 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 buono, soprattutto per migliorare quella che è la realizzazione delle nostre azioni offensive. Poi ci dice che è stata migliorata praticamente la frequenza con la quale il giocatore controllato intercetta un pallone sulla palla che sta viaggiando, quindi immagino su un passaggio, eccetera eccetera. Ci dice che poi è stata aggiornata quella che è la logica difensiva dei giocatori vicino alla linea di metà campo mentre stanno difendendo una situazione di contropiede originato da corner. Quindi ci dice che i difensori vicino alla linea del centrocampo tenteranno di marcare più da vicino i giocatori avversari che attaccano. E anche qui, insomma, parliamo di un cambiamento che sarebbe abbastanza utile, perché vi avevo detto più volte come quest'anno bisogna veramente stare attenti ai calci d'angolo, perché i calci d'angolo, se battuti male o paradossalmente anche se l'avversario recupera semplicemente il pallone, si traducono spesso in un contropiede letale. Quindi questo potrebbe aiutarci in questo senso. Poi ci dice che è stata aggiunta un'animazione del portiere che si verifica nel momento in cui si sta appunto provando a salvare quello che è un finesse shot, e questo cambiamento è necessario per fornire una più autentica logica del portiere, che reagisce in maniera molto migliore a quella che è appunto la parata sui tiri a giro da fuori. Perché anche qui abbiamo visto come, anche a causa di comunque la grande CPU che c'è all'interno dell'area di rigore e del fatto che i portieri all'interno dell'area di rigore fino ad ora erano dei fenomeni, si preferiva tirare a giro da fuori. Adesso sembrerebbe che questa, insomma, problematica sia stata risolta aggiungendo questa animazione del portiere, anche se su questa sono un po' scettico, perché secondo me potrebbe essere una roba molto molto incostante. Comunque, se si va a tirare con il timed finishing verde, i tiri da giro da fuori potrebbero rimanere, quindi su questa sono un po' dubbioso, tocca vedere come sarà effettivamente implementata. Ci dice che poi è stata aggiornata ancora una volta quella che è la logica difensiva dei giocatori sul calcio d'angolo, va bene, ce l'hanno ribadito. È stata migliorata la frequenza del giocatore, ok, i signori della EA avete scritto due volte le stesse cose. Poi è stata allargata l'area con la quale il reticolo può essere piazzato durante le punizioni, in maniera tale da permettere quello che è un maggiore controllo sugli effetti e il piazzamento del pallone. Qui secondo me anche un cambiamento doveroso, perché le punizioni rispetto agli anni passati erano veramente strane, anche se facevate una punizione perfetta spesso e volentieri usciva una cacatina, quindi potrebbero aver forse ripristinato insomma la meccanica delle punizioni, che ci permette così di poter effettivamente tirare in porta senza fare 1800 passaggini e passaggetti. Poi ci dice che solo per PS5 è stata aggiunta una nuova impostazione controller che ci permette di poter adattare
la sensibilità dei trigger, che è una roba che comunque per me è vergognosa, quindi va tolta, perché altrimenti tipo quando i giocatori si stancano, se schiacciate l'L2 lo sentite proprio pesante, sembra che dovete tirare fuori la spada di Re Artù. Poi dice che è stata migliorata quella che è la logica delle chiamate dell'arbitro per quelli che sono i falli causati da tecola ad alta velocità. È stata migliorata la logica delle chiamate dell'arbitro per far sì che vengano dati meno rigori su tecola che sono fatti in maniera lievemente imprecisa. È stata migliorata quella che è la logica degli arbitri di chiamare falli in situazioni dove il giocatore va effettivamente a scontrarsi col portiere che sta mantenendo il pallone. È stata migliorata la logica del portiere per ridurre quelli che sono i falli da contatti fisici molto soft. E poi è stata migliorata quella che è la logica relativa alle rimesse laterali, alla selezione delle rimesse laterali. Quindi anche qui insomma è stato fatto tutta una serie di cambiamenti agli arbitri che comunque nel tempo si sono sempre rivelati un po' così e così da valutare. Vediamo se poi effettivamente saranno utili. Poi ci dice che alcune volte una finta di tiro fatta tardi spesso si tramutava in un passaggio, quindi hanno migliorato questa cosa, dovrebbe comunque tradursi il tutto in una finta di tiro invece che un passaggio. Ci dice che in alcuni casi molto rari i giocatori inintenzionalmente invece di controllare il pallone facevano dei brutti tocchi. In alcune situazioni il portatore di palla non andava a performare la finta e l'uscita della skill quando richiesto. In alcune situazioni il portiere che correva fuori dall'area di rigore andava a prendere il pallone con le mani e l'arbitro non fischiava fallo, quindi questa è una cosa che ha fatto molto ridere ed era un glitch vero, quindi dovrebbero aver risolto questa cosa. Poi ci dice che quando stai cercando di intercettare il pallone, il giocatore che intercetta alcune volte poteva andare inintenzionalmente a fare un tocco pesante e quindi ridare il pallone all'avversario. Giocatori con un rating di skill move tra 1 e 3 stelle faranno il bridge quando invece si andrà a fare lo skilled bridge invece di non fare nessuna skill. Quindi se voi fate due volte il tasto del tiro a giro con i giocatori da 1 a 3 stelle skill, invece di non farvi niente vi farà il bridge normale al posto di quello skillato nuovo che hanno messo quest'anno. In alcune situazioni la squadra che difende si praticamente frizzava nel momento in cui si andava a fare un filtrante alto. Questo pure è molto importante perché spesso e volentieri con i filtranti alti i giocatori rimanevano a guardare, invece adesso forse la difesa rimane molto molto più reattiva sotto questo punto di vista. Quando la palla viene ricevuta dopo un passaggio alto, il giocatore poteva correre invece di andare effettivamente a prendere controllo del pallone. Questo pure capitava quando facevi dei cross e il giocatore invece di controllare la palla continuava a correre e gli schizzava dietro. Ancora una volta ci dice che nel momento in cui si riceve una palla alta da dietro, in alcuni casi il giocatore non cercava di controllare il pallone mentre correva, quindi più o meno una doppia sfaccettatura della stessa cosa. In alcuni casi i giocatori facevano dei brutti controlli. Dopo aver preso il pallone vicino la linea di porta e fallendo il fatto di bloccarla lanciandoci sopra, il portiere poteva alle volte scivolare sul campo. Fortunatamente questa cosa a me non è mai capitata. Quando un portiere tenta di colpire il pallone nell'area dopo un tiro respinto, il portiere spesso e volentieri potrebbe andarla a colpire di testa. Il portiere alcune volte non tentava di prendere il pallone dopo il tiro se il tiro era avvenuto troppo vicino a se stesso. In alcuni rari scenari il portiere si rialzava troppo tardi dopo un contatto fisico. Tentando di fare una parata in tuffo, il portiere poteva alcune volte tuffarsi in diagonale invece che laterale. Questa è una roba bruttissima che un sacco di volte mi è capitato e questo dice che è solamente un errore visivo e cercheranno di insomma di evitare che accada, però non andrà a modificare le performance del portiere in queste situazioni.
In alcune rare situazioni, mentre ci si muove per difendere il pallone con l'L2, il portatore di palla lasciava il pallone all'indietro. In alcune situazioni, i portieri non riuscivano a bloccare quello che è un cross vicino alla linea di porta, che infatti capitava un sacco di volte che il portiere la buttava o dentro la porta o fuori sopra la traversa. Quindi speriamo che effettivamente venga risolto. In alcuni rari scenari, quando la palla era tirata fuori, veniva assegnata una rimessa laterale errata o una rimessa dal fondo errata, quindi l'arbitro poteva sbagliare, pensate. Quando si va a fare un player lock, e la partita finisce nei rigori, il giocatore lockato, aveva un match rating che decresceva durante lo shootout. Vabbè, questo niente di che, onestamente. Quando si va a skippare una scena non di gameplay prima di una rimessa dal fondo, l'input spesso e volentieri si andava a tradurre in un cam short o push up che veniva richiesto. Alcune volte il fallo non chiamato su quello che è una skill di tunnel o bridge, quindi quando facevi una di queste skill spesso e volentieri era automatico il fatto che pure se i giocatori si scontravano non veniva dato fallo. Un rigore che veniva prima incorrettamente dato dopo aver fatto un buon contrasto all'interno dell'area di rigore. In rare occasioni, si faceva un'animazione incorretta dopo aver richiesto una skill. Alcune volte il portatore di palla poteva dribblare in una posizione differente di quella richiesta, vero. Lo sprint no cons potrebbe non essere richiesto se il tasto della corsa non era cambiato, e infatti un sacco di volte l'explosive sprint a me non l'ho appreso perché io corro con R1 piuttosto che con R2, quindi vediamo se adesso con R1 è un po' più solido. Il gameplay poteva sembrare un po' sfocato usando la pro camera, quindi dovrebbero aver risolto questa cosa. Su PC c'è questa roba del vantaggio. Vabbè, i giocatori che potrebbero avere i capelli sfocati durante il gameplay e replay, e giocatori che anche qua durante gameplay e replay potrebbero avere una immagine oscura e luminosa. Vabbè, tutte cose queste di grafica per quanto riguarda fix minori. Quindi, per quanto riguarda il gameplay, raga, le cose più importanti stanno tutte quante in questa parte. Io mi auguro effettivamente che riusciamo a mettere un freno a tutti i problemini che c'erano fino ad ora, sperando che la prossima patch provi anche a ridurre sta CPU, perché è quello anche uno dei problemi centrali. Fatemi sapere voi che ne pensate, se siete fiduciosi per questo aggiornamento. A me non resta altro che salutarvi. Vi ricordo che contemporaneamente siamo live sulla piattaforma Viola, link in descrizione. Io vi auguro una buona giornata, un saluto da Riberoschi e ciao ciao.